Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi unboxando pacchi giganteschi. Quello di oggi sarà un video ricchissimo che vi ho promesso da circa una settimana. Dopo l'unboxing della Collector's Edition di Tears of the Kingdom è giunto il momento di scoprire insieme il press kit esclusivo che mi è stato inviato da Nintendo Italia. Come potete vedere è una scatola gigantesca che mi costringe tra l'altro a fare delle riprese da un setting inusuale per il canale, che è piena zeppa di roba a tema Tears of the Kingdom, ma soprattutto si tratta del primo press kit che ricevo in omaggio non grazie al mio lavoro su Every Eye, ma in quanto Poro Michele. Quindi ringrazio sì ovviamente Nintendo per il graditissimo regalo, ma soprattutto ringrazio tutti quanti voi che avete preso parte alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. E lo avete visto da come ero emozionato nello shorts quando vi ho mostrato per la prima volta questo press kit. Per me si tratta veramente di un momento epocale. E senza di voi tutto questo non sarebbe mai stato possibile. Quindi grazie di cuore a tutti quanti per i bellissimi messaggi, per le critiche, per partecipare sempre così numerosi sotto a ogni contenuto che pubblico, anche all'infuori di YouTube, per aver imparato a ridere dei titoli esagerati, tutti in maiuscolo con Mario che indica, ma soprattutto grazie per scegliermi come voce di compagnia e anche per la fiducia che mi accordate ogni volta che scegliete di vedere un mio video. Grazie veramente di cuore. Questo sarà un unboxing collettivo dedicato a tutta quanta la community Poraccia. E visto che ci sono, ma perché limitarsi a un solo pacco? No? E poi si sa, come si suol dire, non c'è due senza tre. Io ho detto tutto, iniziamo! Allora, direi di partire prima da questo pacco, perché è l'unico non correlato a Tears of the Kingdom. E si tratta di un quadro che mi è stato inviato da un'azienda italiana, Behind, che mi ha chiesto se ero interessato a ricevere uno dei loro prodotti. Mi sono un po' spulciato il loro sito e ho detto sì, per forza, che qua c'è una cosa perfetta per me in quanto collezionista, ma anche per il setting qua del TG Poro. Ora vi mostro cos'è questo quadro e vi spiego al volo di cosa si occupa Behind. Questo è il nome dell'azienda. Il pacco già l'ho aperto in precedenza, ma vi ho aspettato per fare la cosa più goduriosa di tutte, ovvero togliere la pellicola protettiva. Ed eccoci qua. Momento goduria. Allora, Behind si occupa di creare questi quadretti dove viene presa tecnologia vecchia, datata, viene scomposta e viene poi riorganizzata in questa composizione minimal con cornice nera e sfondo bianco. L'idea è molto figa e sul loro sito potete trovare diversi tipi di apparecchi elettronici come vecchi cellulari, i primi hard disk, non gli SSD di oggi. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti dei nostalgici e io ovviamente ho scelto il controller del Super Nintendo scomposto per l'occasione e questo diventerà uno sfondo perfetto per la classica inquadratura dei TG Poro e delle retrospettive. In particolare poi mi piace tantissimo come è stato organizzato tutto quanto lo spazio. Questo tra l'altro è un controller Jap perché è del Super Famicom. Non solo possiamo vedere tutti i pezzi, ma c'è anche un rimando al logo giapponese originale e anche un piccolo accenno a Super Mario World, forse il gioco più importante di tutta quanta la lineup, anzi uno dei più importanti, se non il più importante di tutta quanta la lineup del Super Nintendo. Vi consiglio di fare un giro sul sito, ringrazio tantissimo Behind per l'omaggio e soprattutto per il codice sconto che ha pensato per la community Poraccia. Infatti, se siete interessati ad acquistare uno qualsiasi dei quadri di Behind, sia questo del controller Super Nintendo o un qualsiasi altro del loro catalogo, potete inserire il codice PORO5 al checkout per avere un 5% di sconto senza un prezzo di acquisto minimo. Quindi, se riesco a farvi risparmiare un po' di soldi, ben venga, PORO5. Ora, qui di sicuro abbiamo il press kit di Tears of the Kingdom, ma qui cosa c'è?
Allora, siccome bisogna scongiurare in un modo o nell'altro tutte quelle voci, in realtà su una persona che si è lamentata del fatto che ho ricevuto questo omaggio perché così non compro i giochi, e il mio parere forse viene influenzato da questo rapporto commerciale, voglio comunque farvi presente che non solo ho comprato la Collector's Edition, ma ne ho comprata anche un'altra copia del gioco del My Nintendo Store, per essere sicuro di non farmi sfuggire, a parte la copia fisica PAL ITA che ci tenevo ad avere, ma anche tutti i bonus pre-order direttamente dal My Nintendo Store. Quindi intanto vediamoci questo pacchetto di contenuti aggiuntivi. In tutti e due ovviamente c'è una copia del gioco, che però ho tolto perché ho già messo in collezione dove stanno tutti quanti gli altri giochi. Allora, innanzitutto il My Nintendo Store è migliorato tantissimo con gli imballaggi, almeno per quanto riguarda Zelda, perché a differenza di come mi erano arrivati i pacchi della Limited di Xenoblade Chronicles 3 o anche Bayonetta 3, Bayonetta 1 versione standard, questa volta non solo abbiamo un bel pacchetto bello, bello robusto, ma in più anche a tema, che la prima volta che apri questo pacco vieni proprio colto di sorpresa perché fuori è abbastanza anonimo, e poi invece lo apri, lo scopri e ti rendi conto che effettivamente acquistare dal My Nintendo Store ti dà quel tocco di personalizzazione in più, quella sensazione di aver preso un qualcosa di premium che magari altri rivenditori online non ti sanno dare. Tra l'altro mi avete fatto notare una cosa molto interessante: sia questo che quest'altro gigantesco, che però potevate ricevere anche voi se magari effettuavate un ordine bello sostanzioso dal My Nintendo Store, e dicevo, entrambi i pacchi possono essere in realtà scomposti, rigirati, quello che è all'interno può essere reso l'esterno, ed è un'operazione che probabilmente farò, perché insomma se vanno esposti in collezione di sicuro fa molto più effetto vedersi un artwork personalizzato del genere. Quindi appena avrò un po' di tempo procederò con la cover reversibile del pacco del My Nintendo Store. Allora, i bonus pre-order erano i seguenti. Abbiamo un po' di cose. Allora, abbiamo... Io neanche mi ricordavo cosa avevo preso. Abbiamo questa cosa qua, che ho dovuto ricercare cosa fosse, perché si tratta di una targhetta per bagagli. Qui, infatti, aprendola, troviamo un foglio dove inserire le informazioni del nostro bagaglio, utilissimo se si parte per Hyrule. Poi, proseguendo, abbiamo questa bustina con all'interno, una sopra l'altra, due monete da collezione. Ho detto una fesseria perché non sono due monete, ma in realtà è solo una, bella pesante, che poi riprende un po' quella che è la medaglia. È sostanzialmente una medaglia più piccola, per chi non lo sapesse, le monete sono medaglie più piccole. E poi a seguire, bello pesante, bello grande, un taccuino che al momento non aprirò. Questo, vabbè, si spiega abbastanza da solo. Molto figo che in copertina, sia davanti che dietro, ci sono i due loghi in rilievo. Poi con un verde molto iconico, ci piace. E poi abbiamo l'oggetto più premium di tutti, che però, come andremo a vedere, ritorna anche nel secondo unboxing. Intanto tolgo questo pacco. E si tratta della medaglia, ovvero la moneta più grande. Anche qui abbiamo una confezione di classe da gioielleria. Stessi artwork della moneta, questa però decisamente più pesante e con un diametro maggiore. E c'è anche il piedistallo su cui appoggiarla, eventualmente per metterla in esposizione. Niente male. E questi erano i bonus del My Nintendo Store, che vanno un po' a completare tutta l'esperienza, almeno la mia esperienza, di unboxing dei prodotti di Tears of the Kingdom. Detto questo, direi di passare al pezzo forte. Allora, prima di tutto, scatola. Così, giusto per non farci mancare nulla, altro artwork fenomenale. Io praticamente non c'entro, già adesso non c'entro più, dovrò un po' spostarmi. Dicevo, altro artwork fenomenale, questa scatola per forza dovrò trovare il modo di invertirla e far sì che questo artwork diventi l'esterno della confezione. Mi piace anche il fatto che in base alla dimensione hanno scelto di cambiare l'artwork di riferimento, con sempre Link protagonista, e chissà se non esistono anche dei pacchi intermedi con altri disegni e con altri artwork. Magari qualcuno di voi ha ricevuto un pacco dal My Nintendo Store diverso rispetto a questi, e nei commenti mi sa dire se esistono altre versioni di questi packaging.
Ora, il press kit occupa esattamente tutta la scatola nella sua interezza e per essere tirata fuori dispone di due linguette pesantissima che permettono di tirarla fuori senza doversi impiccare. Qui io toglierei la scatola che tanto l'abbiamo vista, la faccio rivedere e andiamoci a vedere il pezzo forte. Allora, scatola, come al solito, impostazione molto elegante, oro su nero, tornano i pattern degli Zonau e torna il logo, anche questo in rilievo. Mentre sul retro non abbiamo nulla, sul retro che poi è anche il fondo della scatola. Aprendo, ecco cosa ci ritroviamo all'interno. Partiamo dal primo pezzo esclusivo, che è la felpa di Tears of the Kingdom, che è la felpa del titolo, nera con logo, che è anche quello che c'è sul fronte della scatola, in alto a sinistra, dove c'è il cuore, mentre sul retro, gigantesco, c'è il logo della Master Sword corrotta dal miasma. Incredibilmente mi sta pure questa felpa, forse mi è un po' corta di maniche, ma ancora più incredibile, sta benissimo anche a Shigeru Kachoppo. Mi raccomando, seguite Shigeru Kachoppo su Instagram, una delle personalità del gaming in Italia più importanti del momento, imperdibile. Poi abbiamo uno zainone, uno zonainone, zonaunone. Perché è lo zaino degli zonai. Allora, questo è molto particolare, perché inutile, lo ripeto, i loghi sono sempre quelli. E non so bene che materiale sia, non è pelle, sembra una sorta di gomma più che plastica. È interessante e viene venduto come cremated neutral. Questa cosa già l'ho detta, se prendiamo la comparazione con lo zainetto a tracolla che veniva dato con la limited di Shin Megami Tensei 5, qui abbiamo praticamente un appartamento pieno di tasche, anche sul retro. Con questo ci vado a scuola, che è un piacere. Tanta roba, sarò veramente l'invidia di tutto il liceo. Poi passiamo ai pezzi un pochino più umani. Allora, ritorna anche qui il bonus pre-order che ho preso della medaglia, è esattamente la stessa cosa. Ve lo faccio vedere per completezza, ma non cambia assolutamente nulla. Abbiamo il medaglione e la base. Poi, in pieno stile Nintendo, abbiamo gli stickers. Questi mi sa che si potevano ottenere anche con dei bonus pre-order su Amazon. Solitamente si trovano anche alle fiere. Insomma, non sono poi così rari, diciamo, ormai ce li ho anche di parecchi giochi. Un bonus molto gradito. Ah, poi forse abbiamo la cosa che vi devo far vedere per prima, ma era finita un po' in fondo. Abbiamo questa cartolina di Ganondorf che sul retro recita: l'attesa è finita, il viaggio epico di Link attraverso la terra e, come mai prima, i cieli di Hyrule continua in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, solo su Nintendo Switch. Preparati a partire alla ricerca della principessa Zelda e rivela la verità sulla catastrofe che ha gettato il regno nel caos. Scopri le tante novità e vivi la tua avventura in un mondo dove potrai lasciare libero sfogo all'immaginazione grazie alle nuove, sorprendenti abilità di Link. La cosa interessante che ho notato, ho visto che questi press kit sono arrivati anche a dei content creator, influencer europei, e in realtà cambiano anche le cartoline, cambiano un po' i contenuti, insomma sono stati personalizzati un po' per tutte le nazioni, e all'interno troveremo anche un indizio che ci farà capire più o meno quante ne saranno state distribuite in Europa. Poi ci avviciniamo quasi alla conclusione, abbiamo un posterone di Link, vediamo, che questo ancora non l'ho aperto, vi ho aspettato, vediamo un attimo insieme. Ecco questo, non so se è possibile trovarlo da qualche altra parte. Bel poster. Diciamo che gli artwork di questo episodio sono fenomenali, sono belli tanto quanto, se non addirittura di più, quelli di Breath of the Wild. Peccato che sul retro è bianco, non è double face, però insomma non ci lamentiamo di certo. E poi l'ultima grande attrazione di questo press kit è una sorta di icon art che abbiamo già visto nell'unboxing della Collector's Edition, non so se vi ricordate. L'artwork è lo stesso, però questa volta è incorniciato
e il materiale non è affatto, sembra più una cartolina rigida, diciamo. Questo è retro, non è magnetico, non è di metallo come l'Iconart della Collector's Edition, però c'è una cosa che, come vi avevo preannunciato, in realtà ci dà un indizio importantissimo. Aspettate che passo dall'altra parte. Ci dà un importante indizio sulla numerazione e sulla tiratura di questo press kit, o quantomeno di questo poster, di questa cartolina, perché come potete vedere è numerata ed è esattamente la copia 994 su 1647. Quindi si tratta in realtà di un press kit a tiratura abbastanza limitata, non di certo unico né rarissimo, però comunque siamo sotto i 2000 pezzi, quindi col tempo questo potrebbe diventare assai raro. Chissà, andremo a vedere, non che io abbia intenzione di rivenderlo. E l'ultima cosa che vorrei farvi vedere in realtà riguarda la scatola in sé, perché sul fondo abbiamo una sorta di pellicola protettiva e poi proprio sul fondo del box torna l'artwork della Master Sword. E questo, poracci, era l'unboxing del press kit, un regalo graditissimo, perché come tutti i press kit fa la sua porca figura e di sicuro sarà una figata da esporre in collezione. Più che altro adesso devo trovare lo spazio per integrarlo in modo degno all'interno dell'angolino dedicato a The Legend of Zelda, che insomma ormai chiamare angolino è un bel po' riduttivo, ma soprattutto poi alla fine anche a livello contenutistico c'ha le sue cose interessanti, perché sì, alcune di queste sono i classici elementi che si possono trovare nel bonus pre-order eccetera eccetera, però allo stesso tempo ci sono poi delle cose che non penso siano facilmente ottenibili se non appunto attraverso direttamente Nintendo o all'interno di questo press kit. Quindi insomma sono molto molto felice di quello che mi è arrivato. Io spero che questo video abbia reso giustizia alla bellezza di questo press kit, ma soprattutto sia riuscito a comunicarvi la mia emozione nello scoprire questo omaggio di Nintendo. Ancora una volta, poracci, vi ringrazio tantissimo, senza di voi questa cosa non sarebbe mai stata possibile e ancora devo realizzare, perché si tratta di un evento eporale per il canale. Grazie di cuore a tutti quanti, vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questo press kit, che impressione vi dà, se siete felici per questo traguardo ottenuto dal canale. E niente, noi ci vediamo presto con un nuovo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, unitevi alla conquista non violenta di internet.poro, ma soprattutto riposatevi dormendo zonao tranquilli e mi raccomando nerdate duro, durissimo, in particolare su Tears of the Kingdom. Io sono il Poro Press, Michele Kit, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!